Piacere, Salvatore, tu? Non mi ricordo. Beh, se non vuoi dirmi come ti chiami, non me lo dire, però usciamo da questa croce. Perché qui cadono paracadutisti da tutte le parti. Ah, è vero, sì, atterrano qui perché c'è un vento di sud-est che è molto buono per atterrare. Conosci il paracadutismo? Lo conoscerò, non lo so. Misteriosa e senza nome. Mi puoi dire come ti chiami? È che in realtà non me lo ricordo. Ah. Cosa c'è?
Sai, penso che mi stiano seguendo. Siamo nel mezzo di una croce dove atterrano paracadutisti da tutte le parti. È naturale che ti senti, non so, inseguita. Senti un po', perché non vieni a casa mia? Ti lavi e... Ehi, ti volevo soltanto dare da mangiare, tranquilla. Perdonami, è stato un gesto istintivo. Vieni, andiamo a casa. Io poso questo e tu ti lavi. Andiamo. Toledo, ci sono novità? Abbiamo cercato in ospedali e commissariati. Non voglio i dettagli, voglio i risultati. Credo che l'abbiamo trovata. Come credo? È lei o non è lei? È molto somigliante. Portatela qui. Priva di sensi. Andiamo! La mamma ha quasi finito. Ma quanto sei bella, sì? Permesso? Che meraviglia! Ma che sento? Che cosa sento? Un bel lento, mi piacerebbe molto ballarlo. Sì, con tutte tranne che con me. Ah. E il pannolino? L'hai messo bene? Sì, credo di sì. Vediamo, la barca gira in tondo e poi arriva qua. Oh, ciao pasticcina mia. No, ma guarda come mi sorride. Hai visto? Ora la sollevo lentamente, la più bella del mondo, la più dolce. Non è la più bella del mondo? Sì, ha preso molto dal papà. Sì, ha preso molte cose mie, gli occhi. La rimetti a letto? Sì. Beh, anche tu, ha preso anche dalla mamma. Sì, tu dici? Sì. Perché lo dici? Per le mie gambe affusolate, forse, eh? Che ne dici? Accidenti, queste gambe fanno bollire il sangue, sai? Fanno scintille. Scintille? Se posso ancora farti bollire il sangue, allora... Beh, questa musica non si può ballare perché ormai è un po' antica, però... Qualcosa di nuovo, forse sì. Nuovo come cosa? Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Che cosa bella, no? Tornare indietro nel tempo e... Dico, fare queste cose. Come che si dice quando una canzone vecchia torna di moda? Revival. Adoro i revival. Nico, io... Accidenti, è incredibile questo esercizio, non ci posso credere. E dopo, vediamo, questo è il prossimo. Vediamo. Sì? Un momento solo. Chi è? Nico. Si può? Sì, certo. Tutto bene? Dorme? La bimba, sì. No, se sta dormendo lasciala, non la svegliare. No, ma devi stare qui, io la stavo cambiando. No, lascia stare. Bella questa canzone. È un lento, tu dici che lo vorresti ballare, io con tutte tranne che con me, ricordi? Cosa? Che dopo ti do la bimba e io dico, sì, ha preso Malvina. Dal papà. E tu mi dici che ha preso dalla madre, che con Malvina, queste gambe... io volevo parlarti, io... Queste gambe affusolate... Malvina, basta, che basta. Fanno bollire il sangue... Malvina, ti senti bene? Dai, non ti ricordi, per favore! No, Malvina, ma che ti succede? Amore, il revival, ricordi? Sono venuto per... No, certo, no, faccio così perché... Che divertente! Niente, ti stavo raccontando una storiella divertente per tirarti su di morale, perché stai molto, molto giù per tutto quello che è successo con Cielo e... Preferisco non parlarne, perché mi fa stare male, non la nominare. Certo, ti fa male parlare di Cielo, lo capisco. Sì, Malvina, non ne parliamo. Sì, ti manca Cielo. Basta, Malvina, te lo chiedo per favore. Sì. Volevo dirti che è venuta mia madre, quindi siccome c'è lei, possiamo fare il battesimo, dobbiamo nominare i padrini. Io ho scelto Salvador e mi piacerebbe che tu scegliessi la madrina. Sì, ho pensato a Cielo. Malvina, per favore... Oh, scusa. Bene. Ecco. Non... Che bella che è. Non vuoi ballare una canzone? Cosa? Questa.
My life. No. Sì, anche vestita di seta una scimmia resta sempre una scimmia. Lo dici per te? Sì, sì, certo, io sono scimmia, però splendida, simpatica, affascinante. Ma se parliamo di animali, la scimmia sei tu. E se sei nervosa per la storia di Cielo, non prendertela con me, ok? Pronto? Simone. Tutto bene, pagliaccio. Potresti parlare meno e mettere in ordine? Vuoi dirmi qualcosa di speciale? Ho lasciato lì una borsa con delle sfere. Ah, mi stavi chiamando per questo, per le sfere? Dovrei chiamarti per qualcos'altro. Sei ancora lì? Sempre. Sei sempre così responsabile con le tue cose? Se qualcosa mi piace, lo prendo sul serio. Come noi due. Lo so. Sì, una coppia stupenda. Di pagliacci, certo. Sai una cosa? No, non le ho viste le sfere. Quando le trovo te le porto. Grazie, un bacio grande. Sì, lo stesso. Ti mando un... Ciao. Basta, potresti rifare il letto, per favore, invece di parlare tanto con Simone, quel pagliaccio. Ma... Bene, a presto. Uno sbaglio. Ah. Hai perso qualcosa? E tu? Fammi passare. Aspetta, i tuoi quaderni. No, lascia stare, lascia, raccolgo io. Ma ti sto solo aiutando, calma. Era buona la padroncina? È buona. Puoi smettere di pulire? Non è possibile. Pulisci sempre. Fermati un po'. Insomma. Tu sei così strana. Strana ma bella, però. Io strana? Strane sono Mara e Tefi, che sono sorelle e litigano tutto il giorno, o sbaglio? No, hai ragione. Ecco. Vieni, vieni che ti racconto. Vedi, il fatto che a Tefi non gli è andata giù di essersi trovata dal nulla una sorella e c'è dell'altro. Tiago è stato con Tefi all'inizio e l'ha lasciata perché ama Mar, quindi puoi capire. Sì, l'ama, però. Ha baciato Melody. Questa la sapevo. E tu? Tu ti sei legata a qualcuno? No, no, se non vuoi dirmelo, non ti fare problemi. No, no. Beh, io stavo con Tacio e sono stata anche con Nacio, cioè con tutti e due allo stesso tempo. No, è che no, in realtà mi sentivo confusa, cioè stavo... mi capisci? Bene? Sì, sì. Nacio, quello robusto, carino, con la faccia da attore di telenovela. Nacio? Sì, suppongo che parliamo dello stesso. Comunque d'estate ho conosciuto l'uomo della mia vita. Si chiama Matt. Sì, mi ha baciato. Sulla bocca? Sì. Sì, e poi mi ha promesso che sarebbe venuto a cercarmi, quindi sono molto felice. E tu? Io che? Non so, ti piace qualcuno? Hai un fidanzato? No, no, nessuno, no. Ah, no? No, vedrai. Mi guardi. Conoscerai sicuramente qualcuno a scuola. No, sicuro. No. E poi non voglio, no. Non ho paura. Poca. Molta. Devo andare. Ciao. Ciao. Dottore, le chiedo solo qualche giorno. Sì, adesso ho un problema finanziario, però lei sa che la pagherò. Super elastica! Super pancio! Sì, sì, so che il trattamento di mio padre è molto costoso, però le chiedo soltanto di continuare con la cura, per favore. Grazie. Super elastica! Super pancio! No! Prendi! No! Prendi no. Questo! No!
a te lavanda. Va bene? Lavanda? Sì, la lavanda è tranquilla, rilassante. Te la prendi con calma. Perlomeno per me significa questo. Sai, mia madre dice sempre che inventare neologismi è da persona psicotica. Tu sei psicotica, forse? No, lavanda. Comunque a volte non è un male dimenticarsi alcune cose, sai? È vero, hai ragione. Però il fatto è che ho dimenticato tutto. L'ultima cosa che ricordo è che stavo ballando in un posto pieno di gente. Pagherei per poterti dire dove eri e per non farti dimenticare il mio nome. Comunque, noi due sappiamo una cosa, che per il vestito stai andando da qualche parte, magari in una chiesa. Oppure a una festa in costume, sì, no? Sì, come no. Perché, come no? Dico, se stavi andando in chiesa a sposarti, hai piantato il tuo ragazzo, magari. Magari stavi proprio scappando da lui, che ne so io. Dai, era una battuta. Mi hai detto che stavi scappando e ho fatto una battuta. Io sento che mi inseguono, non è una battuta. Potrebbe essere una tua impressione, qui non c'è nessuno. Mi stai trattando da matta? Una matta bella, in ogni caso. Bene, dopo questi complimenti facciamo così. Io devo andare in ufficio a lasciare questo. Bene. E poi andiamo al commissariato. Scusi, l'ufficio del club? Guardi, sto andando là proprio bene, ora. Bene, andiamo, andiamo. Prenditi un gelato mentre aspetti, torno subito. Va bene. Salvador! Salvador! Stai bene? Sì. Andiamo, sono scappati, forza, andiamo. Me l'hai mandata tu, Mar? No, sei stata tu. Anche a te. Sentiamo. Sei stato tu, Mar? No, io non c'entro. L'avete ricevuta anche voi? Sì. Fa vedere? Guarda. Che è successo? Ah, Chiaro. Ho capito. Sei stato tu? Sei vero? Stato no, tu? No, diciamo che ho smascherato l'uomo ragno. Tutto qui. Che c'è? Non lo so. Non capiamo che sta succedendo. Yo siento acá que no me deja pensar que nació de golpe el deseo de cambiar. Eso que dicen tus ojos, que yo solo puedo ver como un ángel en el cielo. Quiero creer. Un amanecer. Penso che dovremmo ritrovarci. Sto bene, non mi vedi? Sì, sì, ti vedo, certo che ti vedo. Però sei un ribelle, ma con Berta no, eh. Non ti devi comportare male. Hai saltato la scuola, figliolo, per favore. Io non ho mai marinato la scuola. Quando ero in collegio, mai. Né lo farei adesso. Quando eri piccola c'era la scuola. Ehi, Berta, sei tornata, vieni qua. Oh, via, stai lontano, vai via, via. Ma che odore, eh? Levati subito. Dammi un abbraccio, forza, avanti, abbracciami. Devo prendere la mia nipotina, forza, via. Va bene, me ne vado. Me ne vado e non so se torno. Ciao, Berta. Oh, oh.
Ciao, come sta la ragazza del figlio di mio figlio? Che c'è? Non state più insieme? Cambiamo, Esperanza. Ma certo, guarda come ride. Su, certo, andiamo. Che la cambiamo, però adesso, mamma, devo preparare, su, la colazione, amore. Ciao, guarda, principessa, guarda quanto è bellina, la vado a cambiare. Principessa più bella del mondo. Ora cambiatevi, su, 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 forza, oh, cambiatevi, no. Adesso, sì, adesso. Ma chissà chi erano quei delinquenti. Non lo so, però guarda cosa ti hanno fatto in faccia. Sì, ma hai visto come li abbiamo sistemati? Più tardi dobbiamo andare al commissariato a dire quello che è successo. Ma prima andiamo in ospedale, eh? Allora, perché ti stavano cercando? Perché ti vogliono prendere? Sarà una criminale. No, loro hanno l'aspetto dei criminali, non tu. Scusami. Oh, capo. Che fai, amico? Ti chiamo per il battesimo. Che ti battezzi? No, no, non io, è Speranza. Te lo dico ora, visto che sei sempre impegnato. Ah, io sarei impegnato. Senti chi parla, proprio Nicholas Bauer, il puntuale. Hai detto Nicholas Bauer? Salvador, con chi sei? Che dici? Con chi sei? No, sto parlando con te, Mandrillo. Aspetta un secondo. Tu lo conosci, Nicholas Bauer? Credo di sì. È un archeologo. È famoso, dico. È un tipo conosciuto. Famoso, hai detto? Lascia stare, allora. Deve essere per questo. Dimmi pure. No, no, no. Ti domandavo con chi sei. Sono con una ragazza che non puoi immaginare. Davvero, non sai. È una cosa molto strana. Io stavo atterrando con il paracadute. Le sono caduto proprio sopra. Sembra disorientata e non ricorda chi è. Ci sono dei tipi che la stanno seguendo. Sembra un film d'avventura. Beh, come tutta la tua vita. Sei sempre così scombussolato. Ascolta, ricordati. Un secondo. Potete andare a cambiarvi, per favore? No, no, non stavo dicendo a te. Sì, corro il pericolo di innamorarmi. Non sai com'è questa ragazza, è bellissima. Dice che ti conosce, non so, sarà per le riviste, chi lo sa. Sì, beh, cerca di non scordartelo. Ricordati che il padrino sei tu, devi venire, ti voglio bene. Sono molto felice di rivederti. Sì, l'ho già segnato. Ora torno alla mia missione pericolosa. Ottimo. Bacio, bacio, ciao, ciao, ciao. Forza, andiamo adesso. Forse così non va, eh? No. Scusami, non credo di conoscere quel Nicholas Bauer. È che ho ancora la testa un po' confusa. Mi sembra che... Non lo so, non ricordo. Allora vediamo. Che cosa facciamo? Che cosa devo fare? Dico, andiamo all'ospedale, facciamo qualcosa. E tu perché mi vuoi aiutare? Non faresti lo stesso per me? Torniamo alla clinica. No, è proprio da lì che quei tipi mi inseguivano. Ma io ho un amico medico che ti deve visitare qualcuno, andiamo. Io non vi capisco. Cantare è la nostra vita. È ritrovare la fiducia in noi, è così. Tazzo, credi che potremmo tornare quelli di prima? No, guardati. Sei pieno di ferite e ormai non hai più fiducia in noi. Ci sono ferite che fanno più male. Sì. Sì, credo che Tazzo abbia ragione. Potremmo provare di nuovo, no? No. Ragazzi, prima con Cielo era... Era un'altra cosa, differente. Ora... Io non posso, non ce la faccio, scusate. Io sono d'accordo con lei. Ma è proprio per questo, ragazzi, torniamo per lei. Mi ha chiamato Chango, mi ha detto che c'è l'inaugurazione di una radio. Vorrebbe che suonassimo là. Che ne dite? Per me no. Vi chiedo solo questo, solo questo. Cantiamo questa volta e se poi non vorrete più, io lo accetterò. Però torniamo a cantare almeno una volta. Solo dopo mi direte di no. Come vi è scappata? Vede, è arrivato un tipo. Siete degli incapaci. Non possiamo commettere altri errori. In ogni caso, non eravamo sicuri che fosse lei. Non mi interessa, lei o no, portatela qui. Ora! Che avete da guardare? Pronto? No, no, è che non eravamo sicuri al 100% che fosse... Sì, sì, gli è scappata. Comunque la stiamo cercando... Va bene, non faremo altri errori. Allora, che c'è? Che hai visto? Beh, non ci sono ferite né lesioni al cranio. La tomografia non rivela alcun danno cerebrale, quindi va tutto bene. L'amnesia è il prodotto di uno shock emotivo e a poco recupererà la memoria. Bene, allora dovrò aspettare. Sì, ti farò altri test, però certo devi aspettare. Hai un posto dove stare? No. Sì? Beh, sì, puoi venire da me. Non so, per qualche giorno, magari, fino a che non avrai recuperato la memoria, puoi stare da me. Grazie. Figurati. Però, non so, venire a casa tua mi sembra... No, ma pure da Salvador. È un amico, un vero amico. Perché no? E poi qui non ci sono letti, quindi... Sei così...
Beh, allora... È così buono. Pensavo che avresti detto così bello, per esempio. Beh, buono è quasi uguale, no? Grazie. Davvero è stato grazie. Un piacere. Grazie. Comunque, avvisate la polizia, qualcuno la starà cercando. Come? Ah, sì, non cercherebbe certo. Una bellezza del genere. Ma... Hai ragione. Pronto, sono Simone. Come va? Quanto tempo? Sì, sì, sono tornato. Non so, il fatto è che sto correndo. No, dottore, la chiamavo perché volevo rifare le analisi. Va bene, la prossima settimana. Possiamo parlare un po' adesso? Riguarda una ragazza. Ho completamente perso la testa per Mar. Non so che fare, è l'ex del mio migliore amico. Ci sono due cose che mi definiscono. L'onestà e l'essere un buon amico. Se ci provo con lei divento un disonesto e un cattivo amico. È ovvio, me la voglio togliere dalla testa, ma non so che fare, me la sogno. Penso che devo fare qualcosa per scaricarmi. Comincio a correre. Corro, corro, corro. Ho già fatto una maratona. Che faccio? Corro ancora? No, ha ragione. Farò così. Movimento, docce fredde. E continuare a essere onesto e un buon amico. Per oggi terminiamo qua. Continuo a correre. Sul serio? Sul serio, vorrei che lei fosse la madrina. Lei? Tu? Ah, sì, dammi del tu. Sì, madrina, beh, certo, madrina in realtà è più in accordo con la mia età, no? Più, diciamo, più giovanile, sì, più... Sì, ma certo, molto più gioiosa, Berta. Mi fa molto piacere che tu sia la madrina. Vuoi che ti mostri gli inviti che ho fatto? Dai, mostrami. Li hai fatti tu? Li... Sì, li ho ma fatti io. Bello. Dovrebbero essere... Ma no, no, ma che fai che? Vedere. Dai qua, no. Dai. E no. Dai, e dammi qua. No. Nico e io e... Ah, Nico e io ci amiamo. Abbiamo una famiglia. Lui mi adora tanto. Mi puoi spiegare che cos'è questa sciocchezza? No, è un... È solo una dichiarazione, mi capisci? No. Perché ho letto da qualche parte che se uno desidera una cosa e lo dichiara, succede. È una magia, capisci? Sì. Siccome amo tanto tuo figlio, dichiaro che lui mi ama, sì, per far sì che lui mi ami. Così non si può sedurre un Bauer, carina. No. Lei, tu, mi puoi dare un consiglio? Un consiglio? Io mio figlio lo amo. Quindi che cosa posso dirti? Io voglio il meglio per lui. E allora il meglio è che la madre della figlia di mio figlio lo accudisca, non ti pare? Eh? Bene, entra pure. Non è molto grande, però è quello che c'è. Sì, sì. Vedo che è tutto molto pulito. È pulito, un po' disordinato, un po' sotto sopra, ma è pulito. Questa è una maschera d'anno? Della tribù della Liberia orientale? Sì, tu sei antropologa? Non lo so, mi è venuto in mente. Allora, mettiti comoda e... Mm-hmm. Vuoi bere qualcosa? No, no, per no? Adesso no. Ok, no, questo è un... È tuo? No, 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 io gioco con altre cose, no, no. E, allora, vediamo, facciamo... Vorrei farti delle foto, se trovo la macchina. Perché delle foto? Per portarle alla polizia, dico, tu non puoi andare, vorrei fartele, ma non... Lasciami cercare. Sì, sì, tranquillo. Anche tu, fai come se fossi a casa tua. Come a casa mia. Ragazzi, che bello che siete venuti. Sono proprio felice. Pensavo che non veniste. Pensavo che non voleste. Stavo già impazzendo. È davvero fantastico avervi qua. Sì, grazie. Per questa volta e poi basta. Come per questa volta? Per trionfare fino alla fine senza fermarvi? No, no, questo è per farti un favore e basta, Chango. Dico sul serio. Beh, questo lo vedremo. Cominciamo, cominciamo. Preparatevi che stiamo per andare in onda. Ora fammi un sorriso, va bene? E adesso in piedi. Una bella sorpresa, amici, i Teen Angels. I cinque sono nuovamente insieme per fare un revival che è già un classico. Di profilo. Profilo. Così, va bene? Senti, facciamo una cosa, mettiamo un sottofondo musicale, vediamo se ti rilassi un po'. D'accordo. Dai. Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón.
quello che tanto a cercheria stessa voce y así me siento es el momento tiempo de Questo cos'è? Wow! Che bella canzone! Amici, questi sono i Teen Angels, nuovamente insieme, per noi! Sì, sì, per oggi e basta, solo per te, Chango. Sì, per il vostro pubblico, perché il successo, ragazzi, lo dovete a loro, al vostro pubblico. Qual è la prossima data? No, non ci sono prossime date. Ci stiamo pensando. Al nostro ritorno, ecco. Sì, ecco, se ci sono date confermate potremmo... Cioè, no, beh, questo vuol dire che tornerete allora. Ovvio, ovvio che torniamo, Chango. No, il fatto è che alcuni pezzi non sono buoni. Sì, ha ragione, non sono buoni. Sì, sì, no. Ci dobbiamo se pensare. Se non sapete decidervi, vuol dire che chiederemo un piccolo aiuto al nostro pubblico. Se volete che i Teen Angels ritornino, potete votare chiamando il 47771810 e parteciperete al sorteggio di un poster con tutti i loro autografi. E adesso facciamo una breve pausa e torneremo tra poco. No, no, no. Conoscevi la canzone? Sembrava di sì. Tu quel gruppo lo conosci? No, no, negli ultimi tempi ho viaggiato molto. La cosa positiva è che, non so, sembra che ti stai ricordando qualcosa, no? Guarda. No, non molto. Guarda questa foto. Guarda che foto. Vedi, c'è come un'aura. Guarda! Un'aura azzurra. Un effetto di luce, no? Un effetto di luce, è vero. Assurdo. Mm-hmm. Sì. Che strano. Strano. Deve essere un effetto, no? Sì. Bene, io vado a stampare queste foto e le porto alla polizia, eh? Mm-hmm. Vuoi lavarti? Perché? Sono sporca? No, 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 hai un buon profumo. Ho un cattivo odore? No, dimmi la... no, io dimmi la verità, lo dico solo per farti stare più comoda. Ho degli asciugamani puliti, nel bagno. Puliti? Bene. Ok, così, come a casa tua. Grazie. Sei il mio salvatore. Me la dicono spesso questa cosa. Ah, e quindi incontri molte ragazze cadute dal cielo, smemorate, che poi porti a casa tua. Bene. Belle come te, no. Incontro delle ragazze, sì. Allora, bene, facciamo una cosa, io me ne vado e... D'accordo. Tu sentiti pure come a casa tua e... Ripeto, se vuoi lavarti il bagno è lì. Ci sono gli asciugamani puliti. Nel frigorifero c'è qualcosa da mangiare, se hai fame. Come a casa tua. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Io torno subito, ok? Va bene. Ciao. Ciao. Certo, certo, devono sentire che la lezione di archeologia è la migliore, così, certo. Benvenuti ad archeologia. Come va? Bene? Tutto bene? Ah, beh, i vestiti non sono molto appropriati, però potete restare. Scegliete un posto davanti, dietro. No, no, amico, io devo salvare il mondo. Salvare il mondo? E chi sei? Super Paggio. Super Paggio? Papà, questo è per principianti. No, no, figliolo, resta qui, fammi un favore. Senti, papà, quando c'è una lezione più difficile, chiamami, va bene? Ma è così? No, vedrai che sarà difficile. Arriviamo! Va bene, sì, divertitevi, vi voglio bene, prima o poi verrete alla mia lezione. Luca, Luca, comincia la lezione di archeologia! Io passo, ti auguro buona fortuna, eh? No, ma guarda che, ma grazie degli auguri, però un giorno so che verrai. Stanno arrivando, si fanno desiderare. Ah, sì, santo cielo, sapevo che saresti venuto, dai sempre l'esempio. Ecco, scegli il posto che vuoi, sì. Davanti, dietro. Se vai dietro non tirare i gessetti, eh. Inizia la lezione no, di archeologia. No, non sono venuto qui per questo. Ascolta. Archeologia, no, oggi è il massimo. Sì, sì, ma no, sono venuto a chiederti dei soldi. Ah, non sei venuto per la lezione? Volevo chiederti soldi. Dei soldi. Ok, allora guarda, in questo momento io, ecco, mi prendi giusto con... Mi fido, esci, ritira dalla cassa e dopo lasciala sotto al tappeto. Resta un po', dai, guarda ma che no, è una lezione tostissima. Sì, proprio... è tostissima, no. È una grande lezione. Nico, no? Grazie, sul serio. Va bene, ok. Auguri. Però pensaci la prossima volta. Sai di avere sempre un posto nella classe di archeologia. Sì, sì. È brutto. È molto brutto. Sentirsi così soli è brutto. Io non sono solo.
Non sono solo, ci sei tu, che ora sei qui e dopo sarai là. Ora sei qui e dopo sarai là. Scegli il posto che vuoi. Vuoi andare avanti? Vuoi andare dietro? Magari vuoi sederti da un lato. Questa è la lezione di archeologia. Con chi sei? Con te. No, sei da solo. Sei solo. Sono solo? Ah! Ciao, sono venuta alla lezione di archeologia. Attenta, sì, prima uno ce la faccio, e poi ce l'altro. La faccio. Ce la faccio da sola? Sei sicura? Sì, sì. Scusami! Ora lo pulisco subito. Dai, vabbè, tanto non mi andava. Stai tranquilla. Non è successo nulla. No, sul serio, ora lo pulisco. Basta, ascolta, se Nico sa che non sei no, a scuola, ci arrabbia, lo sai, no? Solo per poco, ma non mi piace. Domani provo di nuovo. Oggi vi posso aiutare qui al bar. Guarda, posso no, anche no, dare no, uno straccio se più, volete. Non pulire no, più. Ascolta, lavati i pattini, togliti i pattini, ti fai male, ok? Ti aiuto? No, no, faccio io. Va bene. Vi ho sentita la radio. Cantate benissimo. Grazie. È sicuro che ritornate? Non lo sappiamo. Ma invece di pulire e lavorare tanto, perché non vieni con noi a visitare la città? Dai, ti portiamo. Sì, mi piacerebbe, sì. Forza, benissimo. Ciao. Ciao. Vi abbiamo sentite? La verità, cantate benissimo. Solo che come gruppo ho la sensazione che vi manchi un po' di coraggio. Credo di sì. No, 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 no. Ma dimmi un po', Carida ha imparato ad andare su rollerblade? Me li tolgo. No, no, e Melody e io ti possiamo insegnare, ti va? Sì, però prima possiamo andare a prenderci qualcosa insieme. Sì, è bello. Ragazzi, non ve la prendete no, se vado con loro. No, perché dovrebbero? Siamo tutte amiche. Grazie, ci vediamo. Ciao, ragazzi. Ciao. Ma questa è veramente strana. Viene dalla campagna, guardala, poverina, bisogna avere pazienza. Chi è? Pronto? Simone, ma che succede? No, niente, corro. Mi sto allenando. C'è qualcosa? Sì, c'è qualcosa. E cosa c'è? C'è che... Hai trovato le sfere? No, sono così importanti. Sì, molto importanti. Cercale, che io ti corro e ti chiamo. Ciao. Che voleva? Le sfere. Non ci posso. Matt! Come Matt? Hai detto che era Simone. Matt! Che Matt? Matt! Jasmine, Matt, guarda! Come il mio... Matt! Sì, Matt. Vai a salutarlo. Ma che fai, Jasmine? Mi nascondo, non mi può vedere no, così, guarda. No, sei bellissima. Oh, divino, lo adoro, lo adoro. Il destino. Chi è divino, il destino o Matt? Tutte e due. Ci credi che ho appena parlato di lui a Caridad? Come se l'avessi chiamato con la mente, non riesco proprio a togliermelo dalla testa, capisci? No. Malvina, come va? Sono qui, sto cercando di insegnare. Voglio che tu impari, è possibile non distrarti. Sì. Dai, su, continuiamo. Sì, sì. L'archeologia studia? Sì, studia il passato e le ceneri. E dove c'erano le ceneri? No, beh, dove c'era il fuoco. Ah, te ne stai accorgendo, quindi? No, no, no. Cerchiamo di attenerci alla lezione, va bene? Archaios, che significa antico, e logos, che è studio. Studiare cosa? La ricostruzione dei popoli antichi. Eccellente, la ricostruzione dell'antico, giusto? Quello che si deve fare, quello che dobbiamo fare noi due. No, vediamo. Ah, fermo, aspetta, come si dice quando uno infila una palla nella terra? Dissotterrare. Quello, perfetto, dobbiamo dissotterrare il nostro passato. Ok, parliamo di un'altra cosa. Che ne dici di parlare dell'archeologia, però da questo istante, dell'inizio dell'archeologia, l'inizio dell'archeologia moderna? Sì, l'inizio... All'inizio c'è sempre una donna, non credi? Ecco qua. Tuo padre sta bene. Diciamo che è stabile. Bene, grazie. Io resto un po' con lui. Va bene, prego. Papà. Sono io. Tiago. Scusami se...
se non sono venuto prima. Stavo... mi sentivo un po' confuso. Problemi di donne. Ne sai qualcosa? Mi piacerebbe molto che... che fossi qui con me. Per aiutarmi. Per darmi dei consigli. Che fossi un altro. Che tutto fosse diverso. Vorrei riportare il tempo indietro. Cambiare le cose. Non so, magari... magari avrei potuto aiutarti. Oggi abbiamo cantato. Con il gruppo. Lo so che a te non piaceva molto, però chissà, magari anche questo potrebbe cambiare. Nico dice che non bisogna aggrapparsi al passato. Allora ti faccio sapere più presto, ne parlo con i miei soci. Va bene. Mi raccomando, va bene, grazie. Ciao. Perché se no il passato ti divora la mente. Mentre tu vuoi che tutto sia come prima. La vita va avanti. Matt. Jasmine. Tutto bene? Sì. Sì? Sì, ti volevo dire che proprio oggi parlavo di te a un amico. No, scusami, vado di fretta, scusami, sul serio. No, solo un attimo, ti giuro. No, devo andare, scusami. No. E quando le illusioni svaniscono, capiamo che anche se noi vorremmo, il passato non torna. Salve amico, sono venuto qui a casa tua, ma non mi ricordo il piano. Ascolta, ho bisogno di te per il documento del battesimo e quindi, senti, chiamami se ricevi il messaggio. Chiama, ti mando un bacio, ciao. Bauer. Che sfortuna che ho. No, non è possibile. Che si vede. Sei Pepe, incredibile. Sei Pepe, Pepe. Sempre con questa bella faccia da canaglia, vero? Ah, per questo mi hai riconosciuto. Dimmi quanti guai hai combinato dopo tutte quelle feste. Sì, però ormai è acqua passata perché ora sono cresciuto. Sono venuto dal delinquente, ma non so a che piano sta. Il secondo, ma non te lo ricordi, non te lo ricordi più. Ah, il secondo, certo, mi ricordo che salivamo sempre per le scale per non farci vedere dai vicini. Ma certo, il secondo, sì. Ah, ora sta con una ragazza. Con una ragazza? Sì, certo. Ah, beh, allora passa un altro giorno. No, rovinagli la festa come lui l'ha rovinata a te quella volta. Dai, forza, fallo. Sì, quindi devo fare lo stesso, dici, forza, eh? Forza, vai su, andiamo. Va bene, grazie tanto. Figurati. Meglio mettere un po' di musica. Radio. Ah, non ci posso credere. Ma che succede con questa canzone? Mi segue in ogni posto. È tornato. Ma chi è? Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas que es mejor.